Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore. Parti sarebbe senza Koleski. Koleski, carta, plastica, parti. Champagne, signore. Sono sempre a Villa Guicciardini, non mi smuovo di qui perché ho preso possesso di queste cucine e non mi smuovo perché ci sto troppo bene. E venite a vedere questa villa che è meravigliosa, a fare visita, c'è un giardino splendido che con la primavera, l'estate, bene, ci si sta. Venite a visitarla. E che cosa si va a fare oggi? Sono passata a fare la spesa da Ilio Pesca. E ho preso delle seppioline piccoline, ho detto sai che le fo in zimino, ci stanno bene perché sono buone anche fredde, mangiate o tiepide, fredde, e sono fresche con le dietoline fresche di stagione, ci stanno benissimo. Procediamo, si prende l'olio, si mette nel tegame, ho preparato un trito di cipolla, carota e sedano. Cipolla, carota e sedano che vado a mettere insieme all'olio. Un bel tritozzo si fa appassire così. Poi prendo l'aglio e il prezzemolo e vado a tritarlo grossolanamente, anche questo qui. Questo lo faccio così. Uno spicchio di aglio e un pochino di prezzemolo. Questo così, e un pochino di peperoncino. Eccolo qua. Un altro gocciolino di olio, si fa appassire e ci si mette, si va a metterci le seppioline. Le seppioline, vedete che sono già pulite e vengono mangiate boccone boccone. Quando c'è queste seppioline qui che le trovo,
Le prendo sicuramente perché si fanno veloci e poi sono gustose, belline. Ecco qua, si fa andare. Un po' di sale e poi si sfuma con il vino bianco. Mentre sfuma con il vino bianco, prendo le bietoline e vado a tagliarle a pezzi. Ora nel frattempo si gira qui. Ecco qui. Si va ad aggiungerle alle seppie. Si fanno appassire. Nel frattempo ora ne aggiungo qualche un'altra. Quando sono appassite, prima di tutto si sala un altro po'. Che cosa si va a fare quando sono appassite le bietoline? Si va ad aggiungere il pomodoro. Porta a cottura piano piano per circa 40 minuti. Ecco qua, sono pronte le seppioline, bocconcini gustosi di seppia. Eccoli qua. E si vanno, che profumo! Guardate che delizia!
Ma poi le seppioline piccine così come sono, vedete, vengono a bocconcini, bocconcini, si vanno a impiattare, si impiattano. Prendo un mestolo e una, siccome è un po' campagnolo, vado a metterlo in questa terrina qui, così. Ci vado a mettere delle fette di pane, una fetta di pane tostato. Ecco qui, una grattatina di pepe, una macinatina di pepe, così, un filino d'olio crudo. Ed è pronto, pronto. Guardate qui. Allora, questo è un piattino, ora è bollente, ma va bene, servito anche a temperatura ambiente, oppure perché stando qui, riposando, prende ancora di più il sapore. Le seppioline piccoline così sono tenerissime, le bietole hanno preso tutto il sapore. E niente, provate anche questa ricetta, mi raccomando, se non avete capito qualcosa, lo sapete sempre, mi potete scrivere sui miei profili social o su Instagram, Facebook, io rispondo sempre. E se volete vedere le ricette che avete, che non avete visto, che vi siete persi perché non eravate in casa, andate sul sito di TV Prato, www.tvprato.it, e cliccate nella grigliettina in alto a sinistra, cliccate nella grigliettina, sezione programmi, andate a vedere in cui scorrete in Cucina con Diana, ci ricliccate sopra e vi vengono tutte le ricette, le andate a vedere, vi divertite anche se avete da guardare una ricetta diversa, qualcosa di diverso, potete prendere delle idee, quello che volete. L'importante è cucinare sempre, semplice ma gustoso. Io vi aspetto domani alla solita ora, alle 13:20 prima del TG, sempre qui da Villa Guicciardini insieme a Coleschi e Ilio Pesca. Un bacione a tutti e a tavola! Buon appetito! Ciao, a domani! Questo programma è stato offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato. Il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore? Parti sarebbe senza Coleschi. Coleschi, carta, plastica, parti. Champagne, signore.